because I find all time I'm forgetting. Bella a tutti ragazzi, sono Gilbe, sono oggi in un nuovo video su Clash Royale. Oggi vi mostrerò una cosa che ho scoperto seguendo uno youtuber spagnolo di Clash Royale, che è una cosa alquanto strana perché non è una cosa scientificamente provata. Però non so perché, l'ho provata anche io stesso. Ed è un modo, come avrete potuto notare dal titolo, è un modo per far quittare spesso gli avversari, che è una tecnica utilizzata in partita che probabilmente farà innervosire gli avversari, non lo so, perché sinceramente non hanno mai usato contro di me. Però noto che spesso, cioè mi è capitato, non ho usato tantissimo questo mazzo perché comunque vabbè, non è fortissimo, però ci sta. Io ve lo consiglio, provate a utilizzarlo. Mi è capitato, tipo, ho fatto una decina di partite e due o tre volte hanno quittato, che solitamente mi quitta massimo una volta ogni tre giorni, per dirvi. E quindi è una cosa alquanto strana. E nulla, oggi proverò a farvi vedere come si utilizza questo mazzo. E sarebbe fico se quittasse in live, perché se quittasse in live sarebbe proprio touché. Comunque avevo provato a... avevo fatto lo screen quando avevo provato questo mazzo e mi aveva quittato. Solo che adesso cercherò di riprenderlo. Solo che ho fatto lo screen mentre la scritta se ne andava via. Comunque se riesco la metto nel video per farvi vedere quando hanno quittato. E poi ho provato a riguardarmela dal cinema, se così possiamo chiamarla, e non appare la scritta, non so perché, e probabilmente non la registra la scritta così. Vabbè, raga, prima fare due partite, o dipende comunque se dura tanto la prima, no? E nulla, proviamo a vincere, anche se la vedo dura. Più che tutto voglio vedere se da tanto da innervosire agli avversari. Perché come tecnica, cioè come mazzo non è strutturato male. Ovvio non è fortissimo, perché comunque non è fortissimo, però la tecnica consiste nel lanciare il domatore e subito dietro lanciargli la pala di fuoco. Che vi giuro che serve, non so perché. Avete presente, no, quando lasciate il domatore e la tirate subito là, adesso ve lo faccio vedere. Tirate il domatore e subito la palla a fuoco qua. Così gli avversari non mettono niente e il domatore fa danni. Adesso qua vabbè, c'è andata un po' di sfiga. Comunque i nostri danni li avete fatti perché come potete notare nessuno mette la truppa davanti alla torre, visto che c'è la palla di fuoco lanciata. E questo vi giuro che vi dà un grosso vantaggio. Adesso mica siamo pari raga, 1428 e 1400. Oh cazzo, c'ha il tronco bastardo questo. Han fame bastardo. Comunque ho notato che la tornado è veramente forte, se utilizzata bene è veramente forte. E quindi ho provato a metterla in questo mazzo anche per vedere un po' come l'ho trovata nello scorso video, per chi l'avesse visto. Anche se la tronco è veramente bastardo, vorrei trovarla. Allora, facciamo una cosa, tiriamo questo e riproviamo la nostra tecnica. Aspettiamo 2 secondi e facciamo così. Allora, proviamo ad aspettare che ci uccida. Facciamo così, allora. Tac, e tiriamo subito la cosa là. Vabbè, tanto questo qua la perdiamo. Cioè, perdiamo la cosa. Han fame. Ok, ci sta facendo già abbastanza tanti danni, lei. Non va bene. Facciamo una cosa. Tiriamo il barile goblin lì. E cerchiamo di distruggergli la torre là. Ah, c'è il tronco. Han fame. Facciamo così. Aspettiamo 2 secondi. Questo. E poi la tornando dietro. E così muto. E poi la palla di fuoco così esplode. Pure sto cazzo di coso, bastardo. Ok, non è servito a nulla. Ecco. Devo tirare giù sta cosa perché sennò male. Il domatore deve arrivare però. Deve arrivare, Belin. Comunque minchia, la tronco è forte, raga. Cioè, è veramente sick. Facciamo una cosa. Piazziamo il mago e questi dietro. E così dovrei fare abbastanza tanti danni. In teoria. Minchia, comunque questo qua era un bel deck. Perché hai tirato il domatore? Cioè, perché hai tirato il tronco? Non è servito a nulla. Proviamo la nostra tecnica alla fine. No, vabbè, cazzi così. Proviamo la nostra tecnica anche se... A parte che questo qua è stupido, cioè... Nella sua stupidità ha avuto culo perché... Se ci pensate, se uno tira il domatore... L'avversario non ha senso che metta le truppe dove io ho posato il domatore... Ma solitamente le mette davanti alla torre... Perché si sa che il domatore essendo veloce... Non gli farete nemmeno un hit... Se lo mettete davanti... Allora, apriamo una seconda partita... E la vinciamo... perché sennò va male così... Raga, questa la vinciamo, sono sicuro. Dai, forza. Gone, raga, gone. Allora, facciamo una cosa. Dite subito qualche, facciamo qualche dannino lì. Minchia, no, quella la odio. Che palle, madonna.
la caserma dei barberi dà un fastidio che non immaginate nemmeno. È qualcosa di non fastidioso di più. Madonna, ho beccato quello con le casette. Ho beccato quello con le casette. Che palle, Madonna, che palle. Veramente un rompimento di coglioni usare, giocare contro quelli che usano le caserme, ste cazzo di cose, le abitazioni. Regà, allora, direi di aspettare di prendere il domatore e poi provare la tecnica. E vediamo se riesce o no. E vediamo se... Oddio, il pecca malissimo, il pecca male se non malissimo. Regà, dobbiamo difenderci se no ci fa male. Se no ci fa tanto, 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 tanto male. Dobbiamo distruggere quella cosa lì. Facciamo una cosa. Proviamo una cosa molto tattica. Facciamo così. E poi mettiamo bene, 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 sta uscendo bene. Sta uscendo bene, facciamo molti danni, facciamo molti danni. Ok, abbiamo quasi distrutto anche quella. Ora dobbiamo solo più non far passare questi qua, non prendere subito dei danni. Li distruggiamo un po'. Gli sgherri muti, muti, li distruggiamo. Stiamo andando bene, raga, stiamo andando molto bene. Qua il pecca non deve arrivare, non deve farmi danni perché sennò mi incazzo. Bene, bene, siamo difesi veramente bene. E poi direi di piazzare il barile goblin indietro, anche se sto bastardo mi ha distrutto quello. Io direi di provare a fare 3 stelle, se ci riusciamo, però iniziamo a vincere, Belin. Iniziamo a vincere, poi se vogliamo possiamo pensare anche alle 3 stelle, ma è una cosa in più. Sempre solo una cosa in più. Piazziamo lo stregone dietro. Direi di difenderci prima di tutto. Allora, io direi di provare la tecnica, raga. Aspettiamo 2 secondi e proviamo la tecnica. Facciamo così, aspettiamo il maghettino, poi pam, pam. Ci siamo, raga. No, no, subisce troppi danni, bastardi. Perché ha messo sta cazzo di casetta? Che nervoso, che nervoso. Mi sa che dobbiamo distruggere col barile goblin. Eh sì, ci tocca distruggerla così. È l'unica, raga. È l'unica, dai che la butta in giù. Dai che... Non ci credo! Infame bastardo. Vabbè, raga, direi, facciamo una cosa. Proviamo l'ultima volta la tecnica e vediamo se poi quitta sto bastardo infame. Facciamo una cosa. Così dovevo beccarli tutti. Let's go, è andata bene, raga, è andata molto bene. 3 stelle non riusciamo a farcela perché mette sempre queste cazzo di casettine bastarde ed è brutto, raga, è brutto così. 3 stelle non sono riuscita a fare, però una bella partita, raga, molto bene, ci siamo molto, molto, molto bene. Ora direi di farne ancora una, l'ultima, e andiamo a vincere anche questa. Andiamo a vincere anche questa, raga, io ci credo in voi, ma credo in me stesso. Let's go. Facciamo l'ultima, proviamo e vediamo se quitta. Almeno questa, spero che quitti, sto bastardo. Ah, questa al 7. Molto male, mi ha beccato uno al 7. E non va bene. Oddio, quelli li odio, quelli li odio, li odio. 2, avanti. Questo qua ha deciso di darmi fastidio sta partita. Quanto li odio quelle casermette lì. Che poi deve essere proprio ritardato, perché danno un fastidio, Belin. Solo la gente ritardata può usare queste cose, Belin. Danno proprio tanto fastidio. E... Allora, dobbiamo distruggere quello e poi proviamo la tecnica, raga. Allora, facciamo così? No? Ok. Facciamo una cosa. Vabbè, subiremo qualche danno. E poi facciamo così. Dai, dai, la tecnica va. La tecnica va. La tecnica va. Gli abbiamo tolto un sacco di danni. Un sacco proprio. Gli abbiamo distrutto solo la cosa. Guardate questa, raga. E questa la sapevate? Boom! Tutti distrutti! Bastardi! È un'ottima carta da utilizzare contro gli scheletrini. Qua cerchiamo di distruggergli la cosa. Ma questo qua è un deck proprio da ritardato. Mi dà proprio fastidio, sapete? Boh, la cosa l'abbiamo tirata giù. Io direi di puntare. Cosa dite? Puntiamo alle 3 stelle o alle 2? Io direi inizialmente puntiamo alle 2 perché sennò. Se no la vedo dura. Se no la vedo molto dura. Anche perché non è scarso, è livello 7, quindi. Ci sta che non riusciamo a fare 3 stelle, quindi direi di non rischiare. Qua difenderci un attimo dal... Qua sì, non dovrebbe nemmeno toccarci. Molto bene, molto bene. Direi di piazzare il barile goblin di qua. Così lui in teoria non dovrebbe mettere carte perché deve difendersi di qua a destra. E quindi dovremmo riuscire a fargli un po' di dannettini. Allora, qua non spreco la tornado perché comunque sono pochi, quindi direi che non conviene. Vabbè, utilizziamola perché sennò subiamo danni. Non voglio subire danni. Voglio rimanere indenne. Direi di provare la tecnica, raga. Proviamo la tecnica. È un'ottima tecnica, raga. Se la si riesce a utilizzare bene, è un'ottima tecnica. Ovvio dovete avere il tempismo giusto, perché sennò rovinate tutto. E poi ce l'avete voi nel culo, non io. Bastardi! Allora, raga, dobbiamo difenderci perché sennò qua la vedo dura. Piazziamo il barile goblin.
No, raga, no, 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 tornado, 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 tornado. Vabbè, a parte che c'avevo il mago, quindi potevo anche non utilizzarla, però dai che le... Oddio, no, 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 no. Mica, livello 3, ma questo qua c'ha tutti livellati, ste cazzo di carte. Male, male, malissimo. Malissimo, raga. Beh, 2 stelle l'abbiamo fatta, in teoria non dovremmo subire così tanti danni, Belin. Vabbè, raga, l'abbiamo distrutto pure questo. Abbiamo distrutto pure questo. Dovremmo solo... Beh, non male, non male. Questo qua vuole utilizzare i suoi cazzo di sgherri e gli scheletrini e noi non li facciamo usare. Regà, comunque provate questa tecnica, fatemi sapere se dopo averla utilizzata, se siete riusciti a far quittare qualcuno. E nulla, andate online e fate quittare le persone. Ci vediamo al prossimo video, lasciate un like, un commento e condividete con i vostri amici. Bella!